Come campi? Oggi invece di fare come tutti i giorni e guardarmi l'intera programmazione di La 7 dalle 8 del mattino all'1 di notte dall'app, sono stato invitato a vedere tutto dal vivo e a conoscere così i miei beni amici. Per me è stata un po' come una giornata a Disneyland, solo che al posto di Topolino e Pippo c'erano Mentana e Paolo Celata. Comunque il primo appuntamento era con Omnibus e lì ho conosciuto Gaia Tortora, che si è arrabbiata moltissimo perché non appariva nel mio video. Dopodiché la mia tabella di marcia prevedeva naturalmente coffee break con Andrea Vancani, ma prima ho conosciuto il dolcissimo meteorologo Paolo Sottocorona. Paolo ha una rubrica nel suo meteo in cui mostra foto di tramonti e simili che gli mandano i suoi fan. Ce ne sono molte, 17.700. Fa questo lavoro di archivio delle foto tutto da solo, catalogando personalmente le foto con nome, luogo e data della foto. Infine mi ha descritto il suo superpotere. Ho sviluppato questa capacità per cui tu qualunque foto mi prendi, mi metti, mi faccio convincere. Salutato il dolcissimo Paolo Sottocorona, sono finalmente andato a conoscere il carissimo Andrea Pancani. Andrea mi ha accolto nel suo ufficio, invaso da libri di politici. Già crollato altre volte, che ogni tanto quelle di sistema, se no qui non entravo più. Non c'è un ordine, eh? No, un ordine non c'è. Maricondo potrebbe esserti utile. Quindi tu segui tutto dalla mattina alla sera, non stai bene. Oltre ai libri mi ha mostrato alcuni cimeli. Questo è un cartellone del 2011 con una firma autografa di Silvio Berlusconi. Perché molti anni fa Berlusconi venne, a un certo punto tirò fuori a sorpresa questo cartello che c'era sotto il tavolo e lo tirò in testa. Da Milano, bravo. Dopo coffee break naturalmente c'è l'aria che tira con la mia ormai amica di vecchia data Mirta Merlino. Abbiamo chiacchierato amabilmente, ma mi sa che non le sono sembrato troppo normale. Dopodiché sono le 13.30 ed è arrivato il momento del TG. Ho immortalato questo momento indimenticabile. Finché non ha fatto la sua comparsa in studio, il mio compagno di merende Paolo Celata. Lì è quando Mentana. Con Paolo ci siamo sfondati di merendine e ci siamo sparati una maratona di maratone. Il segnale va via, lui chiama, c'è la tabella di marcia prevede ora Tagadà, dove la super simpa Tiziana Panella mi ha fatto provare l'iconico divano rosso. Sono arrivate le 17 ed è il momento di Padre Brown. E poi è il momento del quiz. Ed eccomi qui da Caterina Balivo a Lingo. Tu tutti i giorni guardi La 7. Nota a latere, io faccio cagare nei giochi. Un Lingo da 4 con la C. La mia ansia da prestazione è ai massimi storici. Casa. Bravo. Ah, okay. Finché non è arrivato il momento di conoscere il mega direttore naturale. Io sono molto onorato di essere qui. Grazie. Chi si accontenta? No? Ero decisamente intimorito dalla sua presenza, come si può notare dalla posizione delle mie mani. E poi è arrivato il momento della svolta cruciale per la mia carriera, la mia autostima e la mia vita. Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, benvenuto Alessandro Arcodi a TikTok. La mia giornata si conclude a... Ero seduto vicino a Mattarella, che è anche la password del wifi. E così si chiude la mia lunga giornata alla 7. Ho conosciuto i miei idoli, che ho scoperto essere anche delle care persone. E mi sono sentito accolto come in una famiglia. Ma adesso basta, è il momento di andare a dormire. Mezzanotte 55, ultima edizione del nostro tele... Ah, comunque l'app di La 7 funziona ed è questa.